andando dietro alle nostre spalle. Allora, raccontaci l'entusiasmo questi sono i tifosi che forse erano però anche a Lamezia, no? Allora, i primi che sono scesi dalla nave ovviamente sono i tifosi che erano anche a Lamezia, ma ad attenderli, vado a spanne, c'erano 500 persone che hanno letteralmente bloccato il viale della libertà, scene di festa che, insomma, sinceramente ci mancavano un po'. Erano circa 100-120 quelli che avevano raggiunto Lamezia e sono tornati tutti con la stessa nave del Messina, che è stato proprio l'ultimo pullman a entrare sul traghetto per andare verso Messina. Noi li abbiamo aspettati appena fuori, vedete quanta gente che attendeva l'uscita del Messina. C'erano diversi pullman, insomma, si era sparsa la voce che quello del Messina era quello nero, era l'ultimo, e quindi è stato un pochettino più facile. Il tam tam è iniziato, credo, proprio anche in radio durante le nostre interviste, anche perché so che Beppe mi chiedeva Sì. quale nave ha preso il C'è Messina, e c'era grande entusiasmo e un po' ha l'appuntamento. ricordato le scene del dopo derby di qualche stagione fa, quello con la E Regina 2 ora vedrai a 0. quante, Ecco che qua, guarda, festa. tantissima gente, teniamo conto che è un campionato di seconda divisione, quindi è un entusiasmo che ritorna, è una manifestazione Questa è la macchina importante. con il presidente del Messina, e con un distrutto anche Fabrizio Ferrigno. Vediamo se è lui, mi sembra proprio di sì. Eccolo là. Non è stata una trasferta facile per Fabrizio Ferrigno, che è stato oggetto, lo definite, improperi da parte di alcuni dirigenti della squadra avversaria, che, insomma, non so con quale legittimità chiedevano qualcosa di più al Messina, che ha fatto la sua onesta partita. Poi, insomma, fatto sta che Lorenzo ha fatto tutto sostanzialmente da sé. Detto questo, dicevo, tantissima gente. Poi il Messina, lo vedrete anche da queste immagini, si fermerà lì perché non ne poteva fare a meno. Ha bloccato l'ultima parte delle auto che dovevano scendere dal traghetto, e C'è qualcuno che naturalmente, immortala però il momento, secondo perché me, non è che tutti, tutti. capiterà. Tutti, tutti, Non è che tutti capita. si sono portati un ricordo a casa di questa giornata. Sul traghetto si era sparsa la voce che c'erano diverse centinaia di tifosi che aspettavano alla rada, e naturalmente c'era grande, grande eccitazione per tutto questo. I primi cori sulla nave con i 120 che erano andati alla mezza, e il resto, naturalmente, in questa festa, che è stata la festa davvero di tutti, dal medico sociale all'ultimo della panchina, passando per lo staff tecnico. Davvero una grande festa, con poi la passerella finale, perché i giocatori tutti sono non scesi dal pullman, ma comunque hanno fatto un giro in mezzo ai tifosi. Queste sono le piccole cose, le piccole soddisfazioni. Immagino, no, lo stato d'animo del giocatore in questo momento vale tanto quanto lo stipendio. Tutto questo è un significato per continuare, e per tutti i sacrifici che sono stati fatti per loro, e nei mo grandi momenti di difficoltà. Ne abbiamo parlato un po' durante le interviste. Nel giorno d'andata non ci saremmo mai immaginati che potesse essere una festa di questo genere. Allora, un girone fa c'era la più totale depressione dopo la sconfitta in casa con la Vigor Lamezia, un girone dopo la realtà è totalmente diversa. Messina, che è primo in classifica nel girone di ritorno, probabilmente avrebbe anche vinto il campionato, anche andando ad una media inferiore rispetto a quella che ha fatto nel girone di andata. Oggi non ha fatto sconti. Insomma, si intuiva nell'aria che Lamezia naturalmente avesse più bisogno del Messina dei Colpe di punti. Scarsella che forse non avrebbe dovuto inventarsi Guarda, prima. questa è una battuta che hanno fatto anche i miei colleghi di Lamezia. Se lui non si fosse inventato quel gol, tutto sarebbe rimasto così, secondo me, 0-0, e alla fine era un gran punto per il Lamezia. Invece poi si è complicata da sola la vita, ha fatto tutto il Lamezia. Messina giustamente ha giocato, e De Vera non poteva esimersi, ha fatto una sportellate con Strumbo e ha vinto quella partita. E poi Allora, io mi voglio già proiettare a domenica prossima, nel senso che il San Filippo dovrebbe finalmente essere tutto esaurito, almeno per i 7.000 posti e la capienza ufficiale. formalmente è così. C'è questo discorso che va a intersecarsi anche con quello del disinnesco della bomba. Forse alla luce di quanto accaduto a Lamezia, sarebbe opportuno un po' rivedere anche la data per Guarda, questo disinnesco. sì, l'altro giorno c'è stata una riunione, questo siamo adesso un fuori onda, mettiamola così. Si diceva, poi la domenica, ecco, quando i giocatori poi scendono
dal responsabile, ma è un ultras, non è un ultras, in questo momento è il responsabile della comunicazione del Messì, che si spoglia da responsabile e ritorna a essere tifoso. Diciamo che ha tenuto giacca e cravatta per tanto tempo, stavolta non ne ha tenuto più. Poi scenderanno anche altri. Si è contenuto, pensavo che. No, no, c'è di peggio, ma Travia lo ha graziato. Che ti volevo dire? Si diceva, poi la settimana successiva è Pasqua, quindi il problema c'è. E poi la settimana successiva ancora di nuovo il Messina gioca in casa, però è ovvio che quella sarebbe una partita. No, gioca a terra, gioca poi, 27 e poi l'ultima in casa con il Martino. Quindi diciamo che il problema si potrebbe solo posticipare al 27 per evitare